Pikmin 2 3DS. Sceglieremo modalità sfida. Bene, bentornati con l'aiuto del nostro nuovo cameraman Marco. Lo so che vi lamenterete perché ciò come cameraman Marco è che è capitato un King Gore, quindi Walter vabbè, non c'è, semplicemente sono qua le vincenti. Ok, hello. Comunque ora scegliamo il file 3. Ok, ben ritrovati a Valquiet. Per salutare abbiamo sì. Sì, ok, ora Marco. 280 bronchiotti. Marco? Devo filmare. Filmo una navicella. Vuoi afferrare qui? Atterrare! Che vuoi afferrare qui, sì o no? Noi ovviamente sì. Vedremo, no? Vedete la navicella. Vedete la navicella. La navicella che fa una piroetta e poi la valfuotte. Yeah! Buongiorno lavoratori! Pronti per un altro giorno di fatica in nome della vostra gloriosa società! Giorgiosa società! I pinguini stanno ancora zampando all'interno della cipolla! Che pigroni! Pigroni, appunto! Dovevano già essere lì a distruggere i coletti e a mangiare carciofi! Ecco perché non hanno capacità di sopravvivenza. Stanno sotto la cipolla. Sotto la cipolla e prelevarli. Prelevarli. Per esaminare questo un antico esemplare di cipolla fiorita. E qua anche Olma. Chi se ne frega di Olma? Eccomi, di lui. C'è lui che è un altro Marco, e poi c'è Olima. E vediamo che siamo al giorno 20, al giorno 0 verde. Dai, Marco, puoi inquadrare bene. Ci sei un buon trout. Prendiamo i nostri 20 piccoli. Ma sono 20, ne sono 7. Non so, speravo lo sapessi tu. Uccidiamo una mangrovia sull'occidentale che lascia addirittura cipolle fruttafile. Non sono cipolle. Non sono dischetti? Esatto. Raccogliete le piantine di sbabosa, Dai Marco. Scusate. In che senso più vicino? Così. Si veda bene. Che cosa? Inquadro sempre Olimar? Sì. Ok. Perché non ci sono le uova? Sono abituato che lì ci sono le uova da nettare. Perché non ci sono le uova per il nettare? Vabbè. Perché se le sono mangiati le api. Ah, ok, vabbè, seguitemi. Devo seguirti col telefono? No. Ah, ok. I cerchi del grano! All made me! Stiamo ammazzando una piantina da 5 pugni e mezzo. Perché è diventata rossa la scritta? Perché... Anche lì, perché è rosso? Perché ah, perché i pigmi sono gialli, vero? Già. Ok, guardi, fai pure il War Truth al centro di Bowser. Al centro di Barbie! Ma c'è il fegato? Il fegato di plastica, evidentemente. No, il fegato di fegatati. Marco, come fare la vita del cemento, mi sa che è lì che la sola. E come? Ma l'ultimo, si vedono scritte nere sullo schermo. Non sono scritte, è il tuo cellulare che vede male lo schermo. Certo, perché è abituato ai megapixel durante l'estate e mai ha mangiato un inverno durante la sera. Cioè a Miami piccoli. Se va troppo vicino non riesce a vedere bene. Vedete ancora altri Pikmin, che noia, oh. Tutto il giorno. Basta nascere Pikmin! In realtà siete solo 36, non è che siete così tanti. Beh, su 100. Cazzo. Siete ammazzando... Sembra un sacchetto di carte. Infatti è un sacchetto di carte. No, quello dietro sembra un coletto bavuso. Infatti non è un coletto proprio bavuso. Però un coletto lo è. Guarda, non è simpatico. Dai, te lo vedo. È anche morto. Non so, ora è morto. E lo stanno trasportando da Giorgio.
Perché si sente qualcuno? È morto un Pikmin viola. Non ho Pikmin viola. Ah. Allora è rosso? No. Come no? Sono ancora 36. Guardo in quadro. Ah, vuol dire che erano nel coletto? Eh? Certo. Il coletto? Sì. Il coburzio va da parte. Zed. Ah, c'è un fiore. Vediamo anche quel fiore. Non è disceso separato. Perché io non lo vedo sul fiore? Fanno un altro control. Cos'è? È una guida di un videogioco, in cui nessun padre viene a disturbare il figlio che la fa. Eh? Tranne te. Tranne te, tranne me, tranne il Pikmin. Se mangi Pikmin, sei un coletto. Ok, vai. Sei veramente un coletto, se stai mangiando un Pikmin. Perché sei fame, non puoi mangiare. Fatto la griglia. Vero, ma che sei rosso non riesci a fare la griglia. Devi solo spadellare. Marco, come fai a saperlo? Che cosa? Che non... Che sono immuni al carbone. No, al fuoco. Ecco, non potevo mai dire qualcosa di intelligente. Vai, lascia il coletto sbavoso sul Pikmin gigante. Non è il contrario. Appunto. Ma si è mangiato un Pikmin. Aspetta, che Pikmin sono bavosi. Sono bavosi? Non sono bavosi. Sbavano. No, gli specchi cadono tutti cadendogli addosso. No. Dovrebbe essere così, però è un videogioco. Perché ne hai lanciato un'altra? Così vanno più veloce. Credi che vadano più veloce? Perché vanno più veloce. No! Sbrigatevi stupidi qui. Se no vi frusto! Con cosa? Così, vedi! Ci ho ucciso un coletto prima, nel video prima. Quello del cascotto vomitevole su... Marco, com'è che si chiamava? Vomitevole che ho fatto sì. Inventato di settimana bianca, non potete capire, troppo poco intelligente. La settimana era bubo. Quanto siamo di minuti? 7:30. Ok, se sti Pikmin si sbrigano, scopriamo che siamo quasi a mezzogiorno e che quindi si devono sbrigare! Perché siamo a mezzogiorno, cosa succede? Siamo a... Mangiamo! No! Pranziamo? No. Mangiamo quella di tus bavosus? Esatto. Come? Come facciamo a mezzogiorno? Pausa pranzo? Esatto! No. Semplicemente... Raccogliamo Pikmin! E la notte si perde. Se sei a metà del giorno è ancora un mucchio di tempo. Considera che questo video non arriveremo mai la sera. Perché non sono 47? Ah, giusto, gli altri sì. Non potremmo fare gli episodi giorno per giorno invece che 10 minuti per 10 minuti? Un quarto d'ora, al massimo su YouTube. Ecco, nel frattempo si sfonda questo muro, appena rimane piccolo. Vediamo se è l'ultimo muro, così Raffino riesce a vedere. Vedo bene. Basta guardare dentro la faccenda. Ora ci assentiamo mentre vi subono il muro. No! Ok, no. Ma di tutto. No, ah, no. Sembra di... Ti do una mano! Yeah! Non serve a niente dargli una mano, lo faccio giusto per fare un po' di atmosfera. Per fare una lucina. Hanno sbloccato un coletus! Sei Pikmin lavora nel gruppo! Ho dato la foto di un Pikmin da piccolo. No, era la mia foto da piccolo. Ah, Oliver. No, alla sesta. Sei Pikmin, lavora in gruppo. Sì, ma se ride, scusa. Sì. Hanno abbastanza forza da distruggere un muro così. Che poi è un muretto minuscolo per noi. Questa era la Lui, Oliver, ti insegnerà il protocollo per impartire ordine ai Pokémon. Lui, Oliver, ti ha insegnato il protocollo per impartire ordine ai tuoi soldati. Sottopagati che muoiono a contatto con l'acqua! Turn trooper. Sì! Evidentemente no! Cosa? Oliver! Ma che cavolo sei? Guarda che dirigenza che te sei tu in campo! Mettimi gli scorreggiati in faccia!
Allora permetti di chingorarti tutto. Potevi prendere i pigmi e rilassarlo per lanciarli. F. Radunali con... E Z, Z. Come hai fatto ad indovinare che volevo dire Z anch'io? Z, Z. Ok. Ma chi dai che te ne avevamo più alla fine del giorno? Premi C per scegliere il gruppo. Punta verso lo schermo e premi... Sciogliere inizia con la S, quindi... Sciogliere inizia con la S e quindi usiamo il tasto C. Invece per impartire ordini li chiamo giù, perché giù e impartire ordini vanno in vacanza. Premi giù in giù per far muovere in massa i pigmi. Non l'avrei mai detto giù in giù. I nemici per farli stare in fila. Fanno il trenino giù. Ok. Che cosa sarà questo buco? A me sembra un camaleonte. Ecco. Ci vediamo. Interessante. Nella prossima parte del nostro World Road. Fuoriesce aria molto cacca. Ma sta zitto. Cacca. E fermalo. Stoppa.